Un altro esempio di come si possa estrarre lavoro da una trasformazione spontanea e reversibile è il passaggio spontaneo di calore da un corpo caldo a un corpo freddo, da una sorgente calda a una sorgente fredda. Immaginiamo infatti due termostati a temperature T1 e T2, qui rappresentati da queste due isoterme nel piano PV, e immaginiamo che spontaneamente del calore passerebbe, se fossero messi in contatto questi termostati, dal termostato caldo a quello freddo. Qui c'è rappresentata la stessa situazione, termostato caldo, freddo, e il calore passerebbe spontaneamente, se fossero messi in comunicazione uno con l'altro, passerebbe spontaneamente dal termostato caldo a quello freddo. Ma passando spontaneamente questo calore, senza metterci niente in mezzo, noi non otterremmo nessun lavoro utile. Però noi possiamo invece sfruttare la spontaneità, l'irreversibilità di questa trasformazione, di passaggio spontaneo di calore da un corpo caldo a un corpo freddo, possiamo sfruttarla per ottenere lavoro utile, come mettendo qua in mezzo un dispositivo che potrebbe essere una macchina di Carnot, anziché un passaggio di calore irreversibile e spontaneo, renda questo passaggio di calore controllato e reversibile. Allora una parte del calore che vorrebbe passare dalla sorgente calda a quella fredda, può essere convertita in lavoro ciclico, lavoro effettuato dal ciclo di Carnot. Quindi un ciclo di Carnot va a sostituire il passaggio spontaneo di calore da un corpo caldo a un corpo freddo. Questo ciclo di Carnot, che opera fra appunto i due termostati, le due sorgenti calda e fredda, produce lavoro utile. Lavoro utile che si ottiene sostituendo la trasformazione spontanea, in questo caso il passaggio di calore dal termostato caldo a quello freddo, con una trasformazione reversibile controllata. Si sfrutta quindi la spontaneità di una trasformazione reversibile che è data dall'aumento di entropia. E se uno volesse calcolare l'aumento di entropia associato al passaggio spontaneo di calore da un corpo caldo a un corpo freddo, potrebbe farlo immaginando di sostituire la trasformazione reversibile spontanea con una reversibile. Ma nei dettagli lo vedremo meglio in un altro video.